filiera che fa bene al clima, al suolo e alle imprese è quella della raccolta e della gestione della frazione umida, il cui obbligo si estende dal 1 gennaio a tutti i comuni italiani. Sono numerosi i vantaggi del riciclo organico. È importante separare l'organico dal punto di vista agronomico perché noi restituiamo al terreno materia viva e fertile. La fertilità dei suoli dipende anche ed essenzialmente dalla presenza di sostanza organica. Ma c'è poi un ulteriore elemento che è la lotta al cambiamento climatico, perché la sostanza organica è fatta essenzialmente di carbonio. Noi sappiamo che il carbonio sotto forma di anidride carbonica è quello che determina il problema dell'effetto serra. I suoli sono il secondo più grande pool, il secondo più grande magazzino di carbonio nel pianeta, dopo gli oceani. Quindi noi, nell'equazione complessiva del carbonio, se abbiamo più carbonio nei suoli a produrre fertilità, avremo meno carbonio in atmosfera a produrre invece effetti negativi come l'effetto serra e il riscaldamento globale. Insieme ai residui di cibo sono raccolti anche gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati secondo lo standard europeo per la trasformazione in compost. Usiamo le bioplastiche per raccogliere la frazione organica. Da oltre 20 anni in Italia si fa la raccolta dell'umido e si fa con i sacchetti biodegradabili e compostabili. Siamo partiti di lì e attraverso questo siamo stati il paese che raccoglie più frazione organica di tutti i paesi d'Europa e da lì poi abbiamo visto altri prodotti, i sacchetti della spesa, i sacchetti dell'ortofrutta, le stoviglie, i piatti, le posate, le cialde del caffè, i nuovi imballaggi. Tutto quanto che permette di fare una raccolta della frazione organica per poi produrre compost, e il compost è un fertilizzante che ritorna nel suolo e mantiene la sua fertilità.